abbiamo maturato, però per prendere la decisione avevamo bisogno anche e soprattutto del parere tecnico di Fabrizio Salvatori, che fino a prova contraria, non capisco la domanda, il suo ruolo riparte da oggi, cioè il suo ruolo ha una continuità, ha sempre avuto una continuità, e continua ad essere il direttore sportivo del Bologna, a cui io mi riferisco, ecco, e ha il diritto di dovere di consigliarmi di esonerare un allenatore piuttosto che no, di aspettare piuttosto che no, di consigliarmi X piuttosto che Y, tutto qua, cosa che ha puntualmente e onestamente fatto. Guardi, le dico la verità, io rispetto tantissimo quello che lei ha detto e il suo ruolo e conseguentemente non le ribatto raccontandole almeno gli ultimi 3 mesi di questa società nei confronti di una persona che è meglio non citare perché è radiato dalla Federazione Italiana Gioco e Calcio. Detto questo, se le faccio la domanda, del rapporto del Bologna con questa della società, appunto, proprio con noi. Dopo, no, da un certo punto di vista, lo cito io, scusa se interrompo, però si può citare perché è stato citato da suo padre. Ma nessuno si nasconde dietro a questo nome. Vabbè, virgolette, io mi faccio consigliare da Luciano Moggi. Si parla del fatto che comunque il patrono Renzo Menarini ha detto: io mi faccio consigliare da Moggi. Conoscenza di questo personaggio, punto, l'abbiamo sempre detto, non ci siamo mai nascosti. In questa situazione specifica, se è questo che volete sapere, quel signore non c'entra, perché è una decisione presa dai signori Menarini, va bene così? Se non volete mettere dentro Salvatori, scrivete presa dai signori Menarini, cosa volete che vi dica? Ci concentriamo su di lui, però è parso che negli ultimi mesi così non fosse, ecco, è parso. Quindi il signor Moggi non c'entra niente nella scelta, in questo caso dell'allenatore, non c'entra niente, immagino, nella scelta del precedente, non c'entra niente, a meno che non mi smentisca lei, neanche negli acquisti e nelle cessioni, è così? Ho detto che non c'entra in questa situazione. Ma nelle altre c'entra? Non c'entra in questa situazione. Non è il momento di parlare, oggi siamo qui per presentare un nuovo allenatore, non è il momento di parlare del signor Moggi. Signori, se non c'è... Vorrei chiedere una cosa. Grazie. Bologna è la società che cambia allenatore spesso e soprattutto non solo con la vostra gestione, ma anche principalmente con la vostra gestione. Non avete pensato che forse è il caso di fare gli investimenti maggiori sui giocatori anziché spendere tutti questi soldi per il generatore? Allora, adesso sembra che sinceramente io mi diverta, insomma, a cambiare allenatore, cioè sono situazioni difficili, sono situazioni dolorose, sono situazioni economicamente anche pesanti. Allora, però... La tua domanda, non vi sembra che sia meglio fare investimenti sui giocatori? Sinceramente non la capisco, perché sai bene, Simone, come sia stato affrontato e con quali difficoltà sia stato affrontato il mercato di agosto, perlomeno, insomma, e ci metterei dentro anche luglio e agosto. È inutile che mi ripeta, perché sapete bene a che cosa mi riferisco. E quindi se certi investimenti a cui vi riferite o a certi nomi che magari altisonanti che hanno apparso sui giornali non abbiamo potuto ricorrere a questi, il perché ovviamente lo sapete. Però questo non significa che noi non abbiamo fatto investimenti sul mercato. Potete dirmi li avete fatti male, potete dirmi avete speso troppo e male, accetto questa situazione, però non puoi dirmi perché preferisci investire su allenatori piuttosto che su calciatori, questo non lo accetto. Si continua a parlare del mercato e si parla in questo momento dell'unico investimento che è stato il portiere, altri giocatori a parametro zero. Parliamo comunque di investimenti, perché comunque parliamo di ingaggi da pagare. Allora, dov'è il problema? Non capisco.
e secondo me forse si potrebbe anche iniziare a pensare di fare forse si potrebbe anche iniziare a pensare a fare, di, a fare investimenti vabbè, mirati sui giocatori. Sì, grazie. Domanda per Salvatore, grazie. Facciamo le ultime due perché sono 45 minuti, grazie. No, domanda secca. Domanda secca. È una domanda questa per il direttore sportivo, per Salvatori. Stefano Appia arriva al Bologna. Stefano Appia arriva al Bologna, questa è la domanda diretta che viene fatta. Quindi non arriva. Ovviamente, non l'ho mai contattato, come fa arrivare solo una volta. No. Va bene? No, aspetta, c'è proprio. Sì. Volevo dirti questo, proprio perché ti conosco un po' di giorno, che tu sei qua, sì. Hai già risposto, imparato a conversare. C'è una domanda invece per Colombo. Penso che si può fare nella vita, poi paga, non è che dopo 27 anni deve ancora pagare quella cosa. L'hai detto prima per inciso, hai detto un inciso che ho colto al volo, da Bologna sono nato, cresciuto, sono morto. Nel Bologna sono nato, cresciuto, sono morto come giocatore e sono rinato. Spiegare magari meglio, visto che... Si chiede quindi una spiegazione di questa affermazione. Ma che guarda, Colombo ha fatto all'inizio della conferenza stampa. Voglio sintetizzare in questo modo. Quando si fa parte di un gruppo, di una squadra per lo specifico, si segue l'onda del gruppo e quando determinate situazioni a un ragazzo di 23 anni come potevo avere io vengono proposte da chi è più vecchio di te e probabilmente con più o forse meno senso di responsabilità di te, ecco che il gruppo prende possesso di quello che è il singolo e si va avanti così. Però mi aspettavo questa domanda, però devo dire che un episodio unico in tutta la vita, peraltro in un contesto globale, io l'ho cancellato immediatamente ed è stato di grande insegnamento per me, per tutta la mia vita e per tutto quello che ho potuto insegnare ai giocatori che ho avuto e per il resto della mia carriera di giocatore. E ringrazio quel periodo che ha visto immediatamente una situazione venire a galla subito, prima che magari nella vita si potesse sbagliare di più e in maniera importante. Ripeto anche per onor del vero che i miei 3 mesi di squalifica furono perché al processo diedi dello scorretto ad un giudice, questo non si fa, infatti fui presi questi 3 mesi per comportamento scorretto nei confronti della Corte, non per responsabilità importanti di questo genere. Quindi io direi che io l'ho dimenticato, la mia carriera successiva parla per me, sia da giocatore che da allenatore. Sono stato ad Avellino, mi hanno fatto capitano e ad Avellino diventare il capitano, un bolognese onestamente sembra quasi un controsenso. Mi hanno fatto capitano, gli allenatori che ho avuto in quel contesto portano grande rispetto e grande stima nei miei confronti. Un allenatore che è Bianchi un giorno mi disse: ma mi avevano raccontato cose folli su di te. Dico, lo so, perché quando si vuole distruggere una persona lo si fa senza guardare tanto per il sottile. Però questa persona si è rialzata senza peraltro aver commesso colpe gravi, però con quello che è stato detto dopo sembra che uno abbia fatto chissà che cosa. Questa persona si è rialzata, ha combattuto, ha lottato, ha vinto da giocatore e da allenatore. Questo è quello che penso, io non ci penso più, se poi qualcuno ci vuole pensare ancora non so cosa farci, questo fa parte del gioco. No? Ci dice solo la frase più bella che hai ricevuto ieri, la frase più bella che chiede anche quella ieri, che è la frase più bella che ha ricevuto ieri dalla moglie, da qualcuno. A mia moglie ho mandato un messaggio, gli ho detto da oggi mi puoi chiamare di nuovo mister, perché e lei pensava, dice ma perché? Perché adesso la mia squadra, ma dov'è la tua squadra? La mia squadra è in Via Andrea Costa, gli ho detto. Come Via Andrea Costa? E questo è stato. Perché sanno quanto ci tengo e quindi quanto ci tenevo, mia figlia, tutti contenti, e ora comincia il lavoro difficile, le chiacchiere stanno a zero, tanto il calcio è un fatto di campo e io sono un uomo di campo, quindi mi auguro di poter
prendermi e dare quelle soddisfazioni che, ripeto, la mia prima partita l'ho vista in curva, quindi so cosa vuole da un giocatore e da un allenatore cosa vuole la curva. La dedica. Chiede la dedica.